ben sapete, il mese di maggio lo sto dedicando alla creazione dei pezzi che poi saranno successivamente mandati in Ucraina, e ci tengo a ringraziare tutti voi per l'enorme sostegno che mi state dando e anche tutte quelle persone che stanno in qualche modo contribuendo a questo progetto. Ma dato che volevo aumentare la mia forza lavoro in casa, ho deciso di adottare una quarta stampante. Ci tengo a ringraziare Geek Buying, che è lo store online che me l'ha fornita, ma è lo stesso store che mi aveva già mandato l'Artilleritz 2. E vi ricordo che acquistando da loro non ci sono tasse doganali, in quanto hanno i magazzini in Germania. Mi hanno quindi mandato una Mingda Magician Itz, ovvero la stampante che viene definita magica. Ma andiamo a scoprire insieme il perché. Piccola differenza, tutti i componenti sono dentro a del polistirolo e non il solito componente nero che si trovano intorno alle stampanti. Per mia immensa felicità, questa è una di quelle stampanti che arriva per il 99% già assemblata. Infatti troviamo la base già completamente montata con il piatto in vetro, tutta la parte superiore con già il blocco estrusore montato, e che mega blocco estrusore, poi andiamo a scoprirlo meglio. Cavo di alimentazione, pezzi vari di ricambio, uno sportellino che devo capire che cosa va a chiudere, e il porta bobina. In poche parole sono 5 pezzi da montare. Vi faccio vedere anche i materiali extra. Troviamo una bobina di PLA bianco di 20 metri che non utilizzerò, semplicemente perché sono quelle bobine che non vengono neanche messe sotto vuoto, quindi preferisco evitare di rischiare. Proviamo poi un naso di ricambio che fa sempre benissimo, una chiave inglese, un ricambio del tubicino in PTFE e abbiamo la scheda SD, perché non funziona chiavetta, non funziona micro SD, ma funziona con SD questa stampante. Come prima cosa, passaggio fondamentale che abbiamo già oramai imparato a fare su tutte le stampanti, in questa zona qui vuota dove poi andrò a posizionare il coperchio, devo spostare il lato qua a destra in modo da scoprire questa zona qui e controllare che l'interruttore qua sotto rosso sia segnato su 230, perché bisogna impostare la tensione in base al paese dove ci troviamo, se 230 oppure spostarlo e metterlo a 110. Quello che ora bisogna fare è andare a posizionare l'asse verticale nei fori predisposti per l'asse. Successivamente bisogna mettere due viti M4x20 in questi forellini qua e due nei fori dall'altro lato. Successivamente bisogna prendere due viti M5x25, ribaltare la stampante più o meno come era nell'artillery e metterle qua sotto nel foro. Abbiamo due agganci per montare il portabobine, possiamo metterlo da questo lato o da questo lato, però noi per ora lo mettiamo da questo lato qua e dobbiamo fargli fare click, molto semplice all'incastro. Successivamente dobbiamo collegare con questa presa il letto riscaldato. È la prima stampante che vado a collegare il letto riscaldato tramite la presa, però va bene, in poche parole si va ad incastrare. E per una maggiore sicurezza abbiamo due viti da dover andare a mettere ai due lati del cavo. E come ultimissima cosa vado a collegare i vari cavi. Fate attenzione ad una cosa, perché questa stampante era conservata all'interno di polistirolo e come potete vedere in giro per la stampante ci sono degli avanzi. Ne ho trovati un paio addirittura nei connettori, io perché i connettori non erano protetti, e sono andata a levarli prima di collegare per l'appunto i cavi. Quindi fate attenzione a rimuovere tutti gli avanzi di polistirolo che ci possono essere in zone critiche, perché diciamo che con la corrente non va molto d'accordo. Adoro però tanto il fatto che nelle istruzioni hanno messo anche tutte le spiegazioni su come configurare cura. Andiamo quindi ora a farle fare un primo test. E tra le altre cose non vi ho ancora spiegato perché questa stampante si chiama Magician ed è definita magica. Semplicemente perché sotto al piatto non si trova neanche una vite di calibrazione, ovvero le classiche rotellone che siamo abituati a dover girare per livellare il piatto, prima di fargli fare il livellamento automatico. In genere questo particolare, quindi il fatto di non avere delle viti, è posseduto da quelle stampanti che hanno il piatto che è sempre fisso, quindi appoggiato praticamente a terra. È raro vederlo in una stampante in cui il movimento dell'asse Y è dato per l'appunto dal piatto. Ma andiamo a vedere quindi come riesce ad autolivellare il piatto. Innanzitutto troviamo uno schermino touch. La prima cosa che dobbiamo andare a fare è il leveling. Come potete vedere, cliccando leveling inizierà a riscaldare automaticamente sia l'hotend che il letto di stampa. Ricordiamo che sul piatto non si ha la 220 che si ha sull'artillery, quindi il riscaldamento è comunque molto più lento, più o meno come quello che hanno la Ender e quello della Focus. Eccolo qua, il piatto è arrivato in temperatura, vediamo che tutto si muove, tutti i motori funzionano, gli end stop anche,
E in questo momento la stampante sta facendo l'autolevel in automatico, senza che io abbia dovuto toccare minimamente il piatto. Molto particolare il fatto che l'autolevel lo sta facendo direttamente con il nozzle, quindi non sta utilizzando nessun sensore per farsi l'autolevel, ma è proprio il nozzle che va a toccare il piatto e a rilevare i vari punti delle altezze diverse. E poi sempre con il piatto caldo si può fare menu Z offset per regolare l'altezza dell'asse Z. Intanto che si raffredda vi do un attimo le caratteristiche tecniche di questa stampante. È una stampante FDM, quindi a filamento di tipo cartesiano, quindi diverso dalla Delta che vi avevo presentato. È una stampante dalle dimensioni molto simili a quelle della Ender 3 e quelle della Focus Odin, in quanto il piatto è un 23 cm x 23 e l'altezza è 260 in questo caso. Adoro il particolare che possiede due motori per l'asse Z, quindi per il movimento su e giù del blocco estrusore. E quest'ultimo, tra le altre cose, piccola chicca molto interessante, simile a quello della Focus e dell'Artillery, è di tipo direct drive, ovvero nel blocco estrusore troviamo sia tutta la parte di riscaldamento del filamento, ma anche il motore che spinge fuori il filo. Quindi diciamo che è una stampante più propensa a stampare materiali difficili quali il TPU e il PEG. Adoro il particolare del doppio posizionamento della bobina, infatti si ha la possibilità di mettere il portabobina sia a destra che a sinistra. E ciò implica anche il fatto di un pensierino sulla modifica a due colori della stampante, ma questa qua è una cosa molto più avanti che di sicuro non farò, anche perché non ne ho la necessità. Piccoli punti a sfavore di questa Ming: il particolare è che hanno riempito tutto di grasso, è una roba allucinante, ovunque tocchi ti ungi le mani ed è una cosa assurda, infatti ci sono ancora dei residui di grasso di quando l'hanno applicata. Che da un certo punto di vista è bene, da un altro punto di vista è tanto 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 fastidioso. E poi il particolare, che non ho ben capito il motivo, ma l'hanno fatta stile borsettino o valigetta, in quanto gli hanno messo addirittura la maniglia per portarsela a spasso. Tanto che la stampante si riscalda, andiamo a mettere in print, così si prepara già quei settaggi giusti. E mi sono dimenticata di dirvi che oltre alla scheda SD in dotazione della stampante troviamo una porta USB o una porta USB-C per consentire alla stampante di inserire delle chiavette di tipo USB o di tipo USB-C. Nel mio caso ho una schedina SD e vado a selezionare tranquillamente il file che mi interessa. Saltato fuori un errore perché mi dice: ehi stupida, va che non hai messo il filamento, perché a quanto pare qua dentro c'è anche il sensore di fine filamento. Tra le altre cose, rilevando che mancava il filamento, ha messo in pausa la stampa e adesso mi basta fare il resume per far partire la stampante. Ed è partita subito, abbastanza sconvolta che non ha fatto il solito filettino per la pulizia del nozzle, ma che è partita subito spedita nella stampa del pezzo. Devo essere sincera sul fatto che è una stampante silenziosissima. Infatti questo è il rumore che si percepisce, un qualcosa di meraviglioso, anche le ventole davvero davvero silenziose nonostante in questo momento siano comunque attive. Considerazioni finali di questa stampante 3D magica. Innanzitutto ho scoperto che il piatto nella realtà dei fatti si può sollevare dalla base. Infatti, come potete vedere, la barchetta non si stacca ancora perché è troppo caldo, ma il piatto si può effettivamente sollevare. Considerazioni sulla qualità di stampa. Per essere un profilo di cura che è stato messo dentro nella SD, perché su cura la stampante non esiste ancora, tipo la Focus praticamente, ma vi mettono il tutorial passo passo su come andare a creare una stampante custom con le varie dimensioni e i vari profili, e dentro nell'SD vi mettono per l'appunto un profilo di cura fatto appositamente per questa stampante. Per essere il primo test ho cambiato solo i valori di temperatura perché volevano stampare a 180 il PLA e va bene tutto, ma io preferisco stamparla a 200. Sta di fatto che la qualità di stampa è un qualcosa di incredibile. Raramente mi capita di vedere delle benchy che partono al primo colpo, rimangono attaccate al piatto, ma allo stesso modo hanno anche un'ottima qualità. Rapporto qualità-prezzo. Partiamo dal presupposto che questa stampante su Geekbuying la si trova intorno ai 300 euro, dipende dal giorno in cui la guardate se ci sono delle offerte, dei coupon o meno. Questa stampante per essere 300 euro costa comunque meno della Focus e costa di più della Ender 3 Pro.
Ma il costo di più dell'Ender 3 Pro è motivato dal fatto che innanzitutto ci sono due motori per l'asse Z, quindi comunque un motore in più costa di più. E poi c'è la sensoristica tra l'autolivellamento e anche il particolare del sensore di fine filamento che ho scoperto perché me l'ho dimenticato di mettere il filamento prima di stampare. Quinta stampante, ma faccio ancora degli errori da principiante. Mentre il fatto che costa di meno, più o meno siamo intorno ai 20 euro circa, della Focus Odin 5 è un'ottima sorpresa, tra le altre cose anche perché questa qui c'ha il sensore di autolivellamento che la Focus non ha, quindi veramente un'ottimissima stampante. Secondo me il rapporto qualità-prezzo è veramente più che soddisfatta, anche perché con poco mi portate a casa una stampante da una qualità di stampa incredibile, tra le altre cose Direct Drive, che quindi vi consente di stampare materiali anche più complicati come ad esempio il TPU o il PG. A considerazione del fatto che ci sono due agganci per le bobine indica che magari in un futuro si può pensare di modificarla mettendo l'estrusore con il doppio colore, però questo qui è una cosa extra per chi vuole mettere mano proprio alle stampanti. Detto sinceramente, per quello che offre è tantissima roba. Piccolo tasto dolente, quello che nel pacchettino non ci sono il tronchesino e la spatolina, però vabbè, è una cosa risolvibile, ve ne andate al brico qualcosa di simile e li acquistate. Mentre poi anche per la facilità di montaggio è un qualcosa di meraviglioso, ma l'avevamo già vista anche con altre stampanti. Quindi ultimissima considerazione, la consiglio sì, la consiglio no? Assolutissimamente sì! Anche perché va a rimuovere quel problema del oh mio Dio come si fa la regolazione del devo spostare, devo prendere il foglio, devo vedere se gratta, se non gratta. No, fa tutto lei, fa tutto lei. Infatti questa stampante magica è proprio fatta per questo motivo e vi toglie tutta quella noia che in genere dà sempre fastidio alle persone, e lo so, ci vuole un sacco di imparare a fare la calibrazione. Ringrazio Geekbuying per avermela fornita in un periodo in cui mi serve stampare tanti pezzi in modo da mandarli poi successivamente in Ucraina, ma poi finita questa emergenza, quindi questo mese di stampo, questa stampante troverà un'altra casetta. Quindi io vi ringrazio per aver visto questo video, ringrazio nuovamente Geekbuying per avermela mandata, vi lascio comunque il link qua sotto, vi ricordo che non c'è dogana semplicemente perché c'hanno il magazzino in Germania, quindi mi raccomando, ma fate comunque attenzione a tutto quello che viene scritto perché può darsi che qualche prodotto potrebbe non essere nel magazzino in Germania, fate sempre attenzione a quello che c'è scritto. Io per tutte le volte che ho preso roba da loro non ho mai avuto mezzo centesimo di dogana. Per il resto grazie mille, nei commenti se avete domande, dubbi, perplessità ditemi che cosa ne pensate di questa piccolina che a me fa veramente impazzire, e noi ci vediamo in un prossimo video.